Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazioni inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6, Orvieto, telefono 0763 340784. Il derby va al Trestina, che lo fa suo negli ultimi 30 secondi, quando ormai il pareggio sembrava andare bene ad entrambe, malgrado l'inferiorità numerica dei padroni di casa. Ciccone deve fare a meno di Brondi e Jasiri infortunati, anche Traoré non è al meglio e rimane in panchina. Ecco quindi che davanti a Rossi la difesa di casa presenta Frabotta, spostato sull'esterno, mentre fa l'esordio da titolare Bassini accanto a Borgo, l'altro esterno basso è Carletti. In mediana si rivedono insieme i due protagonisti della scorsa stagione, Guazzaroni e Proietti accanto ad Onischenko, mentre in attacco ci sono Bragaletti, che comunque opera anche tra le linee, Tomassini e Nicodemo. Nel Trestina ancora assente per squalifica il difensore Grea, Marmonini conferma il 4-3-3, Tozzai in porta con Vito Cenerini della Spoletina e Bologna in difesa, Alex Gramaccia, Ceccucci e Brevi a centrocampo, mentre in attacco ci sono Bazzofilla, Dicato e Belli. Il primo squillo è del Trestina all'ottavo, con Belli che si fa trovare tutto solo sul secondo palo, pronto ad accogliere una palla proveniente dal fronte opposto che riesce a filtrare su tutta la difesa, ma la conclusione del numero 10 ospite non ha la mira giusta. La risposta dell'Orvietana 4 minuti dopo è invece vincente. Guazzaroni suggerisce per Tomassini al limite dell'area, la punta di casa forse anche anticipato da un avversario. Appoggia sulla sinistra Nicodemo, che riconsegna la palla in posizione perfetta per consentire a Tomassini di andare a sbloccare il risultato, anche se forse sull'azione c'è una deviazione di un giocatore del Trestina, da capire se si tratta di autorete o gol di Tomassini. Ma gli ospiti trovano subito il pareggio al primo tentativo, minuto 16, quando da rimessa laterale la palla arriva a Brevi, che vede ancora una volta Belli senza marcatura sul lato opposto, cross al centro, non arriva Dicato. Ma appunto Belli si trova dal lato opposto a tirare in porta senza problemi e fa 1-1. Loretana non perde coraggio, il 24esimo una bella triangolazione tra Guazzaroni e Bragaletti, porta velocemente palla a centro area dove la conclusione di Proietti è intercettata dalla difesa, neanche un giro di orologio e Tomassini scatta via sul filo del fuorigioco, si attarda a tirare, preferisce allora appoggiarsi a Nicodemo, ma ancora una volta la difesa ha la meglio. Orvietana sugli scudi al 26esimo, Bragaletti mette in area un calcio di punizione dalla distanza, Tomassini arriva sulla palla, ma Tozzai salva i suoi. L'ultima parte del primo tempo non regala altre emozioni e così anche l'inizio della ripresa, e bisogna attendere al 20esimo minuto del secondo tempo quando la partita cambia registro, due gialli nel giro di un minuto per Borgo e Orvietana che rimane in 10, Proietti viene arretrato al posto dell'espulso a Borgo. Il Trestina però non pare approfittarne, a parte la punizione scaturita dall'espulsione che finisce al lato di un soffio con una deviazione, i bianconeri si rivedono solo al 41esimo con una conclusione da fuori area del neoentrato Barbarossa. Tutto sembra portare al pareggio, ma il gol vittoria arriva a 30 secondi dei 6 minuti di recupero, un calcio di punizione guadagnato dagli ospiti a centrocampo porta all'ultimo tentativo del Trestina, che sembrava ormai essersi accontentato del pareggio, invece è proprio l'ex Gramaccia a trovare il gol vittoria quando il cronometro segnava 95 e 30 secondi. L'esultanza dell'ex Gramaccia certifica la pesantezza dei punti per il Trestina, anche se lascia un po' sorpreso il suo ex pubblico. Orvietana invece che continua a sprofondare, da capire se la società prenderà o meno provvedimenti. Oh, bene, andiamo in campo bene, facciamo tutto. Non sto a parlare degli arbitri perché non mi va, però anche è dopo Arezzo che ci capitano solo situazioni contro, gol annullati. Oggi una doppia ammonizione in 30 secondi che spiegatemela voi perché non lo so, ma lascia in 10 una squadra che sta lottando, sta facendo bene. È passata in vantaggio, potevamo fare il gol il 2-0 al secondo tempo, abbiamo subito un gol su un errore nostro, però sti ragazzi cosa gli dobbiamo dire? Io gli devo dire solo bravi,
Purtroppo la colpa sicuramente è mia, perché poi alla fine chi paga è l'allenatore, ma è giusto così. Io tutte le settimane cerco di fare il mio lavoro e cerco di farlo anche bene. I ragazzi mi seguono, però purtroppo i risultati non arrivano e siamo qua. Però il presidente in settimana ha detto che insomma, almeno fino a dicembre non vuole cambiare niente, no? Ha dato fiducia, ha detto la squadra gioca, così. Tu te la senti questa fiducia della dirigenza? Immagino no, di sì, ma come no, tra ma... Piaggioli e Di Natale penso che non potessi scegliere di meglio, no? Di, no, ma io, no, ma io la fiducia della società la sento, ci parlo tutti i giorni col presidente, parlo con la dirigenza, stanno qua al campo che seguono le cose, però purtroppo in questo momento è il lavoro che ci può far uscire fuori da questa situazione. È forse anche un risultato, perché comunque è inutile che diciamo sempre siamo sfortunati, sfortunati. La fortuna ci va anche incontro. Noi in questo momento non è che ci ha girato le spalle, un pochino di più, perché comunque non ce ne va nemmeno una buona. E quindi lavorare, sperando che, mo non so i risultati, però incomincia a essere lunga, incomincia a essere dura, perché i punti sono tanti ora. Quindi vediamo un attimino. Parto dalla fine, i punti sono pesantissimi, sempre, perché ottenuti secondo me su un campo difficile e malgrado la classifica, quello che esprime il campo, per quello che esprime il campo sicuramente l'Ovietana meriterebbe più punti di quelli che ha e quindi per un insieme di cose sono dei punti veramente che pesanti e che ci fanno proseguire nel migliore dei modi nel nostro percorso. Per quanto riguarda la partita, credo che all'esterno sia passato quello che poi ho percepito io dalla panchina. Fino a che siamo stati in parità numerica abbiamo fatto non una partita brillantissima, però abbiamo cercato di essere più puliti possibile, di andare ad attaccare la profondità quando l'Orvetana ce lo concedeva. Forse non siamo riusciti a stare molto alti e non siamo riusciti a mettere molta pressione in zone alte di campo, però siamo stati abbastanza ordinati e c'è stato un momento in cui secondo me davamo la sensazione di poter prendere in mano anche le redini del gioco. Paradossalmente l'espulsione ci ha un po' irrigidito, ci ha messo frenesia e l'ultimo quarto d'ora in superiorità numerica abbiamo fatto una prestazione brutta dal punto di vista qualitativo, ma non abbiamo mai mollato e questo è l'aspetto che dobbiamo prendere in positivo, perché questa squadra ha dimostrato che non molla mai, che ci crede sempre fino all'ultimo. Probabilmente siamo stati anche fortunati perché in superiorità numerica non abbiamo creato tantissimo, però ci abbiamo sempre creduto, abbiamo cercato di portarla in fondo e abbiamo ottenuto il successo. La classifica adesso si fa.